Buon pomeriggio, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. In primo piano la sanità. I sindacati pugliesi dell'area medica scrivono al ministro Speranza, la voce di chi sta in prima linea per troppi mesi è stata inascoltata. Sentiamo. 8 sigle dell'area medica, una lettera definita dagli stessi sottoscrittori un grido di allarme caduto nel vuoto. I sindacati pugliesi scrivono al ministro della Salute Roberto Speranza: chiediamo di voler urgentemente disporre, anche per il tramite del locale nucleo operativo dei NAS, tutte le opportune verifiche di conformità alle vigenti normative in materia di livelli essenziali di assistenza, di organizzazione e di tutela della salute e della sicurezza nelle strutture ospedaliere e paraospedaliere per SARS-CoV-2 nel territorio della Puglia, in particolare nella città metropolitana di Bari. Non è una aprioristica mancanza di fiducia nelle istituzioni regionali, aggiungono, ma la constatazione, in relazione ad acclarati dati di fatto, di un fallimento. Una lettera dai toni molto duri che arriva dopo mesi di scontri avvenuti a distanza, ma soprattutto di mancati confronti sulle scelte fondamentali nella gestione della pandemia, spesso con risultati che hanno solo confermato i timori paventati dalle organizzazioni. Tra le righe inviate al Ministero vengono elencati i principali passaggi critici, dai due piani ospedalieri Covid, secondo i sindacati non applicati e smentiti, ai ritardi nell'attivazione delle USCA, arrivando poi al padiglione per le maxi emergenze della Fiera del Levante, un'opera costata più del doppio di quanto previsto, il cui progetto è stato posto sotto osservazione dalla Guardia di Finanza e dalla Corte dei Conti, con 152 posti letto di terapia intensiva allestiti in assenza di disponibilità di anestesisti rianimatori, dedicato per garantire i livelli minimi assistenziali, problematica a cui si è posto rimedio solo inviando in fiera dirigenti medici di altre discipline. Di Puglia merita rispetto, concludono i sindacati nella lettera al ministro, così come tutti gli operatori sanitari pugliesi da un anno in prima linea, e soprattutto meritano rispetto i nostri malati e i nostri morti. È da circa un anno, da quando è iniziata la pandemia a marzo scorso, che abbiamo cercato di interloquire come organizzazioni sindacali della dirigenza medica con il nostro interlocutore istituzionale. Circa 10 giorni fa abbiamo mandato un documento in cui invitavamo la regione a un minimo di riorganizzazione. Questo documento praticamente ha avuto un grande effetto mediatico, ma nessuna risposta dal punto di vista istituzionale. Siamo in sofferenza in Puglia, gli ospedali sono in sofferenza, i punti vaccinali sono in sofferenza, la gente è, diciamo, arrabbiata. Non ultimo il caso, diciamo, di qualche minuto fa, che il medico di base è andato nel punto vaccinale per poter fare i vaccini ai suoi assistiti fragili e praticamente dopo un'ora e mezza di attesa non ha avuto la notizia che i vaccini non sarebbero arrivati. Abbiamo bisogno di un supporto esterno, perché probabilmente con le sole forze della Puglia non riusciamo a venirne fuori. Momenti di tensione questa mattina nel lab vaccinale della Fiera del Levante, dove tantissimi settantenni, temendo la penuria di dosi di vaccino, si sono ammassati all'ingresso dell'area dedicata alle somministrazioni. L'affollamento inaspettato pare sia scaturito da voci incontrollate che indicavano la scarsità di vaccini. Dopo l'intervento della polizia locale e il sopralluogo del direttore dell'ASL Sangue Dolce, la ressa si è attenuata, la situazione adesso è tornata alla normalità. Cambiamo argomento e torniamo a parlare della storia di Villa Elena in via Bitritto e della tutela del patrimonio culturale della città. È sempre assicurata? Nel ribadire che nessuna opera dovrà essere realizzata nell'area interessata dal vincolo, tale che possa alterare l'originario stato dei luoghi, è dell'avviso che sarebbe auspicabile che la società considerasse l'opportunità di un percorso alternativo della prevista nuova condotta del gas, in modo da salvaguardare il tratto di area tutelata in cui è insediata la Villa Elena. Non siamo noi a dirlo, ma la Sovrintendenza archeologica per la città metropolitana di Bari, quando si esprime sulla realizzazione del metanodotto che sarà realizzato in via Bitritto e in parte sullo storico giardino di Villa Elena, appunto, censito tra le aree di notevole interesse pubblico. Il messaggio sembrerebbe chiaro, ma forse non lo è stato per la Regione Puglia, che sembra non aver ritenuto opportuno dover proporre alla società in questione soluzioni alternative volte alla tutela di una delle ville più antiche del capoluogo pugliese. L'opera, per capirci, interessando parte del giardino, porterà all'eradicazione delle piantumazioni che lì insistono.
Perché non si è fatto il minimo sforzo nel cercare percorsi che aggirassero l'area vincolata? E perché questo atteggiamento ondivago degli enti preposti che in casi simili hanno utilizzato cautele ben maggiori? Ci piacerebbe comprenderne le ragioni, se non fosse che da Via Gentile non arriva alcuna risposta. E adesso gli aggiornamenti della cronaca dal sito di Telebari, dove c'è per noi Tiziano Tridente. Tiziano. Sì, eccoci Cristina, parliamo di cronaca con una notizia molto curiosa che arriva da Giovinazzo, dove un uomo di 49 anni è stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Il 49enne, posto ai domiciliari da pochissimi giorni, è stato notato da una pattuglia di carabinieri in piazza mentre stava entrando a Palazzo di Città. I militari quindi si sono precipitati negli uffici comunali, dove con grande sorpresa hanno trovato l'uomo intento a compilare la domanda per il reddito di cittadinanza. Alla richiesta dei carabinieri di interrompere le operazioni per andare in caserma, la reazione dell'uomo è stata ansiosa, ha rifiutato fermamente l'invito, ha cercato di divincolarsi, si è gettato a terra e ha opposto resistenza. Riportata la calma poi, il 49enne è stato dichiarato in arresto e sottoposto nuovamente ai domiciliari. A te. Grazie Tiziano, noi restiamo sulla cronaca con il maxi sequestro di droga della polizia nelle campagne di San Nicandro. Sentiamo. Più di 10 kg di droga nascoste in un agro abbandonato a San Nicandro sono stati sequestrati dagli uomini della squadra mobile di Bari. Ad insospettire gli investigatori, un viavai insolito di auto nella campagna. Nel terreno erano nascosti quasi 7 kg di cocaina, 4 kg di hashish, alcune dosi di marijuana e materiale per il confezionamento, trovate anche munizioni calibro 7,62x39. A fiutare lo stupefacente, i cani antidroga. Si cerca di capire se lo stupefacente fosse in possesso ad uno dei clan operanti sul capoluogo pugliese. In un'altra operazione i poliziotti hanno arrestato due 21enni a Bisceglie. Tentavano di disfarsi di una pistola calibro 7,65 con matricola brasa, passandola di mano tra loro e cercando di nasconderla sotto il sedile lato passeggero. L'arma è stata sequestrata insieme ad uno scaldacollo, un cappellino e dei guanti. Sono in corso approfondimenti per stabilire se il materiale sia stato utilizzato in episodi delittuosi. I due sono stati trasferiti in carcere. E siamo al nostro live, sono in arrivo novità per gli automobilisti in vista della bella stagione. Ci dice tutto il nostro Roberto Maggi da Volkswagen Zentrum di Bari. Roberto. Sì, buongiorno Cristina, come dici sta arrivando la bella stagione, per cui arrivano anche delle novità per gli automobilisti, novità che riguardano principalmente il cambio gomme. Ne parliamo dall'autofficina del Volkswagen Zentrum di Bari con Alessandro Ferrante, responsabile service. Insomma, è importante cambiare le gomme, lo dice prima di tutto la legge. Assolutamente sì, grazie Roberto, buongiorno a tutti gli telespettatori. A partire da domani, 15 aprile, entra in atto la normativa vigente, ovvero tutti i veicoli dovranno circolare con pneumatico estivo per i successivi 6 mesi. Ecco, è importante farlo non soltanto perché lo dice la legge, ma è importante farlo anche per migliorare le prestazioni della propria automobile. Assolutamente sì, ci sono diverse motivazioni per le quali è necessario ed è indispensabile montare pneumatici estivi. Innanzitutto sono legati alle prestazioni della vettura, in quanto c'è un consumo ridotto di carburante, e soprattutto legato all'aspetto della sicurezza, perché con il raggiungimento delle alte temperature il pneumatico è soggetto appunto a delle esposizioni elevate. Ovviamente che indicazioni possiamo dare agli automobilisti che ci seguono da casa per venire qui al Volkswagen Zentrum di Bari, all'autofficina del Volkswagen Zentrum di Bari, per poter effettuare il cambio gomme? Le indicazioni sono diverse, la prima è la più importante, offriamo un servizio 6 giorni su 7, dalle 8 alle 19, quindi possono venire quando vogliono prenotando presso il nostro centralino, e la cosa più importante è che offriamo la possibilità, come vedete qui in sovrappressione, dell'hotel degli pneumatici, c'è un'attività di stoccaggio completamente gratuito legato ai nostri clienti, per cui quando c'è il cambio gomme stagionale, estivo-inverno o il contrario, i pneumatici restano qui da noi in deposito, non occupando spazio nei garage delle persone. Insomma, ricordatevi di fare il cambio delle gomme, il pit stop lo potete fare anche qui al Volkswagen Zentrum di Bari. Ringrazio Alessandro Ferrante, responsabile service del Volkswagen, dell'officina del Volkswagen Zentrum di Bari. Per ora è tutto, linea allo studio. Grazie Roberto, grazie a te, grazie al tuo ospite. Adesso ci spostiamo nell'area metropolitana con i servizi dei nostri inviati.
Siamo ad Altamura per l'allestimento del lab vaccinale, ci racconta tutto Eziana Di Mola. Dalle 8.30 alle 14 e dalle 15 alle 19 è ormai attivo ogni giorno il lab vaccinale Baldassarra. È stata una grande collaborazione delle energie altamurane e della sanità pugliese per capillarizzare sempre più l'attività di vaccinazione. La sindaca ha ringraziato inoltre il comandante della Polizia Locale Michele Maiullari, che ha coordinato le attività per l'allestimento e la gestione della sicurezza. Lui ha gestito anche le disposizioni per i volontari Ampana e per la Croce Azzurra. Abbiamo rispettato le esigenze del nuovo centro operativo, così ci ha raccontato il comandante Michele Maiullari presso l'impianto, e nel giro di 10 giorni abbiamo dovuto allestire. Dal punto di vista logistico abbiamo preparato questo hub che è formato da 16 postazioni di vaccinazioni. Abbiamo l'area infermieristica, la preparazione dei vaccini, oltre alle due aree di sosta sia pre che post vaccinazione. Una grandinata violenta si è abbattuta ieri nel sud-est barese. Coldiretti e Confagricoltura Puglia stimano danni al 90% delle produzioni. Il servizio è di Francesco Russo. Improvvisa la grandinata nel primo pomeriggio di ieri, che ha mandato in fumo i fiori sopravvissuti alla gelata degli scorsi giorni di mandorli, ciliegi, albicocchi e viti, con epicentro tra Castellana Grotta e Turi, Putignano e Noci. Per Coldiretti Puglia sono andati persi 2 frutti su 3 in provincia di Bari, con il 2021 che si sta profilando un anno da dimenticare per la frutticoltura pugliese, denuncia il presidente Savino Muraglia, dove alla grave crisi di liquidità delle aziende agricole causata dall'emergenza Covid si aggiungono i danni delle letali ondate di maltempo delle ultime ore. Per le mandorle pugliesi si rischia addirittura un calo dell'80% della produzione. Per Confagricoltura Puglia sono andati perduti tra il 30 e il 40% di produzioni regionali, con picchi superiori al 90% in alcune zone del territorio pugliese. Solo alcuni giorni fa, sottolinea il presidente Luca Lazzaro, avevamo appreso la buona notizia del varo delle delibere di giunta della regione Puglia inerenti agli indennizzi per le calamità naturali avvenute nel 2011, 2013 e 2014. Da Lazzaro chiesta la massima attenzione su questi episodi che gravano sulle spalle di chi, come gli agricoltori pugliesi, non ha mai fatto mancare al paese il proprio impegno nell'assicurare cibi freschi e materie prime per l'alimentazione. Ed era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, a tutti un buon proseguimento di giornata. Meteo è offerto da GL Industries. Since 1965, we serve solutions. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che vedrà un'alta pressione relegata sulla parte alta del continente. Lungo il suo bordo orientale scorrono correnti fredde che manterranno le temperature contenute sull'Italia e poi anche un minimo di variabilità. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sul nostro paese, non sono previste grandi perturbazioni, però vedete degli annuvolamenti saranno presenti, specie a ridosso delle zone montuose e soprattutto sulle isole maggiori per questo ammasso nuvoloso presente sul Mediterraneo. Come precipitazioni, ecco, poca roba, però qualche acquazzone nelle ore pomeridiane si formerà a ridosso delle aree montuose, anche con qualche fiocco di neve sulle Alpi centro-orientali, e poi le isole maggiori potrebbero essere interessate da qualche piovasco, soprattutto la Sicilia. Quindi in definitiva ci attende una giornata di giovedì che ci regalerà comunque anche delle ampie schiarite, soprattutto nelle regioni peninsulari. Sulle isole qualche nuvola in più, in particolare in Sicilia, qualche piovasco nella seconda parte del giorno sull'isola, e poi brevi acquazzoni che si formeranno in giornata a ridosso delle zone montuose, più che altro sull'arco alpino. Però ripeto, non mancheranno ampie schiarite, temperature che restano però contenute. Per tutta Italia, anche se giornate successive, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da GL Industries. Since 1965 we serve solutions.